Lunedì 11 giugno 2018, sono le 12:32 minuti in questo istante. Benvenuti in diretta su Milano News, una nuova puntata di Good Morning Milano, una nuova settimana in vostra compagnia. Grazie mille per seguirci ed eccoci qua, quindi apriamo una nuova settimana. Avete visto una Milano coperta dalle nuvole, ma in cui il caldo si continua a far sentire dopo un weekend molto caloroso. Anche la settimana si prospetta tale e insomma vedremo. Arriva l'afa, arriva l'estate milanese, signori. Questa è Milano, come si suol dire, ci piace, l'amiamo anche per questo e dobbiamo farcela piacere anche per questo. Milano però è tante cose, lo sapete, qui a Good Morning Milano lo avete imparato ormai ogni giorno a conoscere le mille facce della città di Milano. Quest'oggi parliamo di un tema davvero interessante, perché è uno di quei temi di cui si parla spesso, integrazione, molti ne fanno, lo usano, ne fanno paroloni, ne fanno simposi e tutto, però poi quando vai a vedere nel pratico, insomma, a volte poi è anche complicato parlare di integrazione. In questo caso invece è un caso reale, di integrazione reale, ma soprattutto di anche cercare di portare della gente a fare il proprio lavoro, oppure a fargli fare un nuovo lavoro perché magari è appassionato di una determinata cosa. Insomma, parliamone con chi questo lo fa giornalmente e quindi con i nostri ospiti, che vi introduco. Eccoli qua alla mia destra: Anna Mansero, presidente dell'associazione Paratodos. Buongiorno Anna. Buongiorno. E Leonardo Castiglioni, presidente dell'associazione Baobab. Buongiorno. Sono qui oggi a presentarci un progetto che si chiama GPS, che non è un TomTom di nuova generazione, non è un navigatore 2.0, 3.0 cosa, ma è un bellissimo progetto che sta per giovani pubblicisti stranieri. Allora, adesso qui è capire da che parte iniziare a raccontare la storia. Non è facile, perché voi siete entrambi presidenti di due associazioni che fanno tanto sul territorio di Milano e sono sul territorio di Milano da tanto tempo, che hanno deciso il marzo dello scorso anno di unire le forze per un bellissimo progetto davvero ambizioso, mi viene da dire. Allora Anna, raccontaci un attimino, quindi partiamo un attimino. Paratodos, che cosa fa Paratodos nel suo normale e quotidiano operazione e opere su Milano, diciamo? Io non solo, anzi so. Sì. Ciao, buongiorno a tutti, sono presidente dell'associazione Paratodos. L'associazione Paratodos è nata nel 2009 a Milano, si occupa di la tutela, diciamo così, degli stranieri soggiornanti in Italia, in Milano specificamente. Contiamo con l'appoggio di un studio legale che ci supporta per le consulte che i nostri soci o amici o chi vuole ci rivolge, ma anche di un gran equipo di volontari, donne e professionisti che diciamo accompagniamo le persone che vengono da noi in tante cose, in tante, tra virgolette, problematiche personali, ma anche della comunità. Diciamo al fianco dei vari nuovi cittadini milanesi, diciamo. Bravo, nuovi cittadini milanesi, giusto? Ok. Leonardo invece, presidente dell'associazione Baobab, non si tratta di giardinaggio, diciamolo subito, giusto? Ma anzi, è perché il Baobab è simbolo. Esatto, è simbolo dell'Africa, o comunque di una serie di paesi del centro, comunque, della fascia costiera dell'Africa. E siamo andati appunto perché nel 98 chi aveva lavorato per molti anni in varie cooperazioni internazionali voleva trasferire nella nostra piccola opera, perché noi siamo originari di opera, tutta una serie di messaggi sulla cooperazione internazionale, sulla collaborazione tra paesi emergenti e un'Italia solida. E quindi abbiamo voluto appunto trasferire questo tipo di messaggio qui in Italia, qui a Milano. Poi è interessante che sono la parola collaborazione, mi piace questo, è molto, molto più avanti, molto più proattivo che integrazione, ad esempio, appunto. Sì, era quello un po' l'intento. Appunto siamo andati nel 98 e da allora, con vari cambiamenti di pelle, cerchiamo appunto di fare quello che è uno scambio di saperi, di sapori, uh-huh, e di conoscenze. E quindi da alcuni anni ci siamo poi più impegnati negli ultimi con i giovani, perché okay, poi sono quello che per vari motivi sono la scommessa di questa nazione, ma anche del futuro. Insomma, come dire, non è che eravate lì ad annoiarvi, perché di lavoro comunque ce n'era tanto lo stesso, ma vi siete inventati un progetto in più, vi siete conosciuti, avete trovato questo progetto GPS. Allora Anna, raccontaci cos'è questo progetto bellissimo che state facendo, che è GPS. GPS è Giovani Pubblicisti Stranieri, è un progetto dedicato ai giovani che consiste nella formazione
per diventare, o come se dovrebbe diventare, pubblicisti qua a Milano. Spieghiamo, pubblicisti è uno di quegli step, diciamo, di quelle possibilità nel mondo della carriera giornalistica, nel senso che l'ordine dei giornalisti proprio riconosce il giornalista professionista, ma anche il giornalista pubblicista, che è un giornalista, diciamo, che non lo fa magari di professione tutti i giorni, o comunque che scrive saltuariamente, o comunque che non sta in una testata che tutti i giorni lo possono pagare, diciamo, ecco, insomma, il sottoscritto, ad esempio, pubblicista, facciamo anche gli esempi, insomma, però si è a tutti gli effetti dei veri e propri giornalisti iscritti anche all'ordine, appunto, di competenza, in questo caso l'ordine dei giornalisti della Lombardia. Ecco, scusa Anna. Giustissimo. Allora, è partito tutto dal fatto che già i nostri giovani, le persone straniere che soggiornanti a Milano, fanno tanta comunicazione, vogliono raccontare la propria cultura, vogliono raccontare la propria storia, vogliono raccontare il perché qua a Milano e le cose belle che fanno a Milano. Noi abbiamo visto che lo fanno specialmente in canali dedicati sotto la lingua di origine, perché forse è più facile comunicare. Allora, il progetto abbiamo partito così: è bello comunicare, è bello raccontare cosa noi stranieri facciamo qua, le cose belle che facciamo, perché ricordiamo che gli stranieri qua fanno tante di quelle cose, tante cose belle, tante cose che aiutano anche a crescere la città di Milano. Non sono, come dirtelo, non sono molto riconosciute, neanche molto comunicate, no? Allora dicevamo, dobbiamo comunicare noi, dobbiamo raccontarle noi stessi. E però per questo abbiamo visto che ci voleva un piccolo, non so come dirti, non corso, sino formazione. Come farlo in la maniera giusta? Allora ci siamo uniti con l'associazione Baobab. Difficilissima, è una delle grandi problematiche, difficilissima da nominarla, e con la testata Milano Sud, che ci supporta e che ci dà veramente un grande aiuto. Abbiamo cominciato con il corso di formazione e lo abbiamo culminato, siamo contenti perché al nostro chiamato hanno risposto ben 40 persone interessate, di varie etnie, di vari paesi di origini, e ha entusiasmato tutto questo. Adesso però, essendo che siamo in una seconda fase del progetto, abbiamo ridotto a una redazione, proprio i giovani che vogliono creare insieme a noi un piccolo giornale che comunichi la comunità straniera. Quindi una piccola redazione fatta dagli stranieri, che però comunque, poi stranieri, appunto, fatte dagli stranieri, dei milanesi stranieri, diciamo, dai milanesi di origine straniera, che però raccontino quello che succede, appunto, sul nostro territorio, quindi super local, verrebbe da dire in questo caso, in italiano però, cioè non nella propria lingua, cosa che già avviene, ma che poi rimane chiuso alle varie comunità, e quindi le varie comunità non riescono a parlarsi. Questo è l'intento, giusto? Questo è l'intento, perché come ti dicevo prima, si comunica tanto, ma non si arriva a tutti, no? E invece, facendolo in italiano, prima, perché io penso che, diciamo, integrazione, anche se è una parola che non ci piace tanto, è più scambio, più collaborazione, più unione, diciamo così, se lo deve fare poi la lingua del paese che ci accoglie, perché è la lingua comune a tutti, comune agli italiani, ma comunque ai nuovi italiani, comune a tutti quanti. Allora, è questo, farlo in italiano, farlo sotto, tra virgolette, il cappello italiano, le leggi italiane della comunicazione, la odontologia, giusto? Sì, anche, infatti, so che nel corso che avete fatto pure delle lezioni proprio su, semplicemente anche su come si scrive, cioè come si produce un pezzo giornalistico, ma anche proprio sulla deontologia del giornalismo italiano e sulle regole che ci sono, giusto? Sì, anche perché dobbiamo riconoscere una cosa che è fondamentale in questo percorso. Prima di tutto per chi ci ha finanziato, dobbiamo riconoscere, perché la Fondazione Caripo è uno di quei soggetti che qui a Milano sta facendo quel lavoro, appunto, anche di collaborazione, perché offrire la possibilità di avere finanziamenti e supporti economici sono la base anche per poter poi attuare queste scommesse. E appunto coinvolge, appunto, dei professionisti a un costo, perché appunto abbiamo voluto che fossero dei giornalisti, perché appunto il direttore di Milano Sud è un giornalista, quindi poteva e doveva dare le informazioni giuste, e poi anche gli avvocati che gli hanno dato quel tipo di suggerimento giusto per poter fare in modo che le persone abbiano almeno
quelle basi informative per sapere cosa bisogna fare e anche alle volte soprattutto cosa non bisogna fare nello scrivere un articolo, nel fare un'intervista, quei piccoli errori che appunto magari portano quella comunicazione da essere buona ad essere pessima, poi perché non passa il messaggio giusto, perché ci sono dei fraintendimenti e quindi le regole del gioco basilari alle volte si ignorano, e quindi abbiamo voluto dare quell'informazione su come comunicare bene in italiano, ma anche su come comunicare bene per le regole, appunto, che dice anche Anna, della nostra nazione, che devono essere rispettate. Infatti, in verità, poi c'è un virgolettato, una parentesi. In verità, il progetto si chiama Giovani Pubblicisti, Giovani Pubblicisti Stranieri, tra virgolette o tra parentesi, crescono, nel senso che la nazione è dargli per informazione basilare per poterli lanciare. Infatti, perché c'è tutto un percorso, no? Mi diceva, sì, che poi appunto, nel senso che adesso noi siamo nella fase dopo il corso, nella fase dove avete già mi dicevi si sono un po' scelti da soli, diciamo, questi ragazzi che hanno voluto poi impegnarsi, ragazzi e ragazze che si sono voluti impegnare nel costituire una specie di redazione proprio con cui avete già prodotto, mi dicevate, una specie di inserto a una pagina su Milano Sud, giusto? Giustissimo. Che cosa è stato raccontato, ecco, ad esempio, giusto per capire, ecco, facci sognare, nel senso, che cosa, quali sono le notizie che sono apparse su quella pagina, mi viene da dire, nei stessi giornali dove magari spesso e volentieri le stesse identiche nazionalità, le stesse identiche parole vengono utilizzate invece per raccontare altri fatti, e mi viene da dire anche spesso senza bisogno di doverle usare quelle parole, nel senso che, ripeto, quando c'è un omicidio, quando c'è una cosa, sì, poco importa di che nazionalità sia, chi ha in mano il coltello o chi si prende la coltellata, si verrebbe da dire. E invece troppo spesso ancora viene dato, viene calcata, viene sottolineato e viene definito diversamente un crimine rispetto a un altro, proprio grazie anche alla nazionalità di chi lo commette. E ci abbiamo fatto una lezione su questo tema. Ah, sì, ottimo. È vero. Esatto. Ottimo. E invece che notizie abbiamo trovato sulla pagina? Guarda, sulla pagina abbiamo raccontato, perché l'idea era un po' raccontarci chi siamo, abbiamo raccontato il nostro progetto, abbiamo raccontato una seconda generazione, abbiamo intervistato un bel ragazzo che ha raccontato il suo percorso, perché dobbiamo dirlo, no? Purtroppo la migrazione, c'è una prima generazione, una seconda generazione, i nostri ragazzi, quelli che sono nati qua e che purtroppo sono ancora, non sono riconosciuti dalla nascita cittadini italiani, sino cittadini stranieri, che fanno delle cose molto belle, molto interessanti, che sono, in tutte le parole, cioè, veri italiani, perché sono nati in Italia, perché hanno fatto la scuola in Italia, perché stanno facendo delle bellissime cose in Italia. Abbiamo raccontato la storia di una signora che è diventata imprenditrice in Italia. Oh. Abbiamo fatto un po' di osservazioni su, adesso che viene il bel estate, il bel tempo, come dobbiamo usare e rispettare il parking. Tema caro al nostro presidente Bestetti, del nostro municipio 7, questo ad esempio. Il parco di Treno è sempre un grosso tema, tra parco di Treno e parco Largo non so chi se la gioca, come arena estiva delle grigliate. Esatto, e noi abbiamo dato qualche suggerimento. È interessante, anche bello, e anche mi sembra abbastanza anche autoironico, nel senso, capire quali sono le problematiche di alcune comunità, lo sappiamo. Sì, infatti. Sappiamo, insomma, che voi siete americani, vi piace fare la griglia al parco. No? Caspita, oh, sì, purtroppo. Però è bello che da sole vi siete detti, sì, va bene, ma ci sono delle regole da rispettare. Esatto. Oh, bello. Poi abbiamo detto, ci piace festeggiare, siamo così, abbiamo anche detto perché, no? Perché a volte dà la sensazione, sono così nel loro paese, e nel nostro paese la situazione è diversa. Perché noi abbiamo le case aperte, noi nella nostra casa possiamo fare festa, non dobbiamo uscire al parco perché tanto nelle nostre case li facciamo, non daremo fastidio ai vicini perché i vicini sono i primi in arrivare alle nostre feste. Però diciamo che è giusto rispettare il posto, non perché sia l'Italia o perché sia il paese che ci accoglie, è perché tutti i posti devono essere rispettati, basta. Un parco deve essere curato, il verde deve essere amato, deve essere protetto, pertanto un chiamato anche alla nostra comunità, ci piace divertirci, ci piace la musica, ci piace stare insieme e raccontare le cose, ma mi raccomando, il parco dobbiamo lasciarlo più bello di quanto l'abbiamo trovato. E poi abbiamo detto, però parliamo anche con le associazioni, con il comune, facciamo qualche progetti, facciamo insieme delle cose, perché se può fare tutto fatto bene, fatto bello, si può. E, come dirti, le istituzioni, più associazioni, più comunità lavorano insieme. Ecco appunto,
Quali sono le comunità che siete riusciti a... Immagino, beh, comunità di Sud America, immagino che tu, Anna, avevi magari un canale preferenziale, diciamo, in questo caso. Quante comunità si sono avvicinate a questo progetto? Allora, appunto, come dicevi tu, giustamente, Paratodos, dal nome è chiaro, coinvolge per la maggior parte della comunità dell'America Latina, ma anche noi, a dispetto del nome che abbiamo, abbiamo legami storici con l'America Latina, in particolare con l'Ecuador, ed è per questo che poi ecco, ci siamo uniti in link. Questa avventura. Però appunto abbiamo anche collaborazione da tanto tempo con il Senegal, che però in questa fase qui dobbiamo ancora, come dire, avvicinarlo bene. Poi abbiamo una storica collaborazione con la Romania, quindi c'erano anche dei ragazzi romeni. Da qualche anno stiamo cominciando ad avere dei buoni rapporti anche con la comunità albanese, e quindi questo è il nucleo di questa prima... Infatti gli articoli che abbiamo poi pubblicato su Milano Sud, anche qui dobbiamo ringraziare però Stefano Ferri che ci ha guidato fino in fondo nel ben redigere gli articoli fino in fondo e correttamente. Appunto, come diceva Anna, hanno parlato dei successi di alcune persone qui in Italia, quindi che sono arrivate, che sono cresciute, che hanno avuto un riconoscimento buono di quello che volevano fare e che potevano fare. L'altro articolo invece era un po' più tecnico, quindi voleva dare i numeri, insomma, non, però appunto della presenza qui in Italia, qui a Milano, delle comunità straniere. Ottimo. Quindi anche un po' di precisione. Sì, oltretutto mi sembra infatti un fenomeno che spesso e volentieri si danno i numeri proprio, danno, invece, esatto. Sono proprio numeri a caso spesso, esatto. Volentieri, invece fare un report reale con i numeri reali, insomma, dà la giusta dimensione, non mi sembra, di usare la parola ridimensionare è sbagliato, dà la giusta dimensione del fenomeno e la giusta potenza che poi questo fenomeno può dare, appunto, e l'apporto che può dare poi la cittadinanza, in questo caso come il vostro. Diciamo appunto, abbiate finito il corso, avete già fatto questa redazione, insomma, so che c'è un'ambizione finale che state cercando di costruire e che insomma per adesso i tasselli sono nel posto giusto, anche grazie appunto a Milano Sud che vi sta dando una grande mano. Sì, adesso però mi viene di ringraziare anche al Municipio 4 che è stato qui, ci ha accolto, che ci ha ospitato per tutti questi corsi, al consigliere Vidal Silva, consigliere di origine peruviano al comune di Zona 4, che ci ha creduto in noi e che ci ha accompagnato in questo percorso. E poi le ambizioni sono grandi. Il presidente del Municipio 4 è un giornalista, quindi forse gli andava facile anche per questo. Siete stati bravi. Sono Guido Bassi è un giornalista, quindi... Allora, è vero. Diciamo che le ambizioni sono tante. La prima più vicina è... adesso siamo usciti con una pagina dentro di questo giornale. L'ambizione è uscire con un vero inserto di 4 pagine con un nome che adesso ancora lo dobbiamo scegliere in redazione, dove in queste 4 pagine una volta al mese sì, esce usciamo noi, ecco, esce la parte degli stranieri, diciamo così, il GPS, diciamo. Abbiamo GPS, poi vedremo che nome le daremo. La nostra ambizione è non solamente uscire come inserto nel giornale Milano Sud, sino anche in tutti gli altri giornali di Milano, possibilmente. E questa è diciamo così, l'ambizione a mezzo tempo. Medio termine. Potessi, invece, se dicessi bene in spagnolo così, medio termine, no. Sarei già felice. Invece, a lungo termine, che poi questi ragazzi che adesso stanno facendo la redazione poi diventino pubblicisti del proprio, quindi trovino una redazione che li paghi per il lavoro che fanno e a quel punto poter fare dopo 2 anni la famosa richiesta all'ordine dei giornalisti per la registrazione nell'albo e nell'ordine come pubblicisti. Io devo dire, è un progetto molto interessante che appunto vi dicevo, fa vedere l'integrazione, anzi lo scambio o la collaborazione, come diciamo, tra le varie comunità in maniera diversa dal solito. Non è la solita cosa che io vengo, conosco la comunità perché mi fate mangiare un piatto o ascolto della musica e poi è finita lì. Anzi, questa comunità mi racconterà la città di Milano nella mia lingua, attraverso gli occhi però di cittadini nuovi che sono arrivati magari da poco, che magari vivono semplicemente esperienze diverse dalle mie, come qualsiasi altro cittadino milanese, e mi fanno conoscere una città però che è la mia e anche la loro, cioè la nostra Milano. E davvero vi ringrazio tantissimo, perché è stato veramente un bellissimo incontro quello con voi. Mi raccomando, diteci come va avanti, vogliamo seguirvi, mandateci gli articoli, vogliamo leggere e sapere tutto su di voi nel prossimo futuro, mi raccomando.
Come associazione invece avete qualche evento e anzi dove possiamo trovare le coordinate anche per conoscervi singolarmente, per venire a vedere il lavoro che fate? Allora, noi come associazione per attori stiamo facendo tante cose, stiamo portando avanti un altro progetto dedicato alle donne che si chiama In Scena per raccontarsi, un progetto che è basato sulla psicologia narrativa e il teatro. Adesso siamo nella fase del teatro e poi faremo un spettacolo dove racconteremo, stiamo raccontando in questo teatro, racconteremo il nostro viaggio qua in Italia. E stiamo facendo anche su Milano, che è la città anche della moda, del fashion, stiamo facendo un progetto dove invitiamo ragazzi che vogliono parlare, conoscere, imparare un po' sulla moda, sul design. Finiremo a settembre con una sfilata, vengono dell'Argentina stilisti, vengono stilisti del Messico, della Spagna, e stiamo provando con i stilisti italiani che faremo una bellissima sfilata, fra virgolette, un po' international. Molto bello. Beh, bellissimo, e lì ovviamente invitiamo a tutti. E poi stiamo portando avanti un progetto che si chiama Ambasciatori Migranti, che vi racconta Leonardo. È vero. Ambasciatori Migranti è un percorso che abbiamo ideato ormai 3 anni fa, quindi siamo alla terza edizione, in cui tu stai dicendo proprio quello che noi abbiamo trasferito in questo percorso, e fare in modo che i giovani di origine straniera possano raccontare questa città qui con i loro occhi, e quindi fondamentalmente descriverla in un modo diverso, perché appunto loro hanno culture e capacità diverse dalle nostre, non solo per origine, ma anche perché conoscono altre lingue che noi ignoriamo. Io so benissimo appunto l'italiano, però l'italiano, bellissimo. Che la mia lingua. Esatto, noi abbiamo altre cose in comune, è l'italiano che ci accomuna. Ragazzi, anche io sto facendo il corso dei pubblicisti per migliorare la mia comunicazione in italiano. Beh, allora direi che funziona benissimo il corso, perché insomma questa è la prova di come funzioni bene. Però appunto l'idea è proprio quella di poter fare in modo che questi giovani non solo conoscono questa città qui, la possano trasmettere, ma soprattutto invitare, perché la scommessa che abbiamo anche in questo altro ambizioso progetto è che dei giovani stranieri possano invitare altre persone di origine straniera, quindi del loro paese d'origine, a visitare Milano, perché c'è, è bella, effettivamente, ma perché ci sono loro. E quindi è un doppio invito, una doppia scommessa in cui trasferire un'idea di una città che è accogliente per definizione ormai. Come dicevi tu, la parola integrazione deve essere superata dal fatto che il mondo ormai va così. E quindi noi ci sforziamo di fare in modo che non solo le persone che sono qui ci lavorino, ma addirittura, non so che i tempi non sono appropriati, ma invitino altri a venire qua. Questo pezzo qua, poi lo taglieremo. Lo taglieremo quando Salvini guarderà la puntata, faremo in modo che questo pezzo non passi. No, ma non vengo perché sono amici. No, quelli che noi stiamo dicendo che vengano, perché questi progetti. No, ma è molto interessante. Ambasciatori migranti è veramente per raccontare la verità. Raccontando la verità. Sappiamo che in realtà, spesso e volentieri, poi molti fanno anche fatica a raccontare la realtà delle situazioni per cui magari ai paesi di origine vengono raccontate storie false. Esatto. E altre volte invece sarebbe bello appunto invece raccontare la realtà, la verità, la città, che poi Milano, ecco, come dicevi tu, appunto, una è città super accogliente, l'ho sempre stata, e come dire, mai cambierà. L'ho dato prova anche nei mesi scorsi, lo scorso anno a Stazione Centrale abbiamo visto qualcosa di pazzesco, di bellissimo, la città insomma è scesa a prendere proprio questi migranti che insomma erano lasciati lì e dare una mano. Insomma, questa è la Milano che piace a tutti noi e siamo ben contenti di vederla spesso e volentieri. So che avete però come Babab una un evento in questi giorni, sì, molto interessante, perché si parla anche di mangiare, credo, una cosa del genere, giusto? Sì, allora, e quindi se si parla di cibo io sono sempre molto interessato in questo percorso qui, appunto, che poi come dicevi tu giustamente è volto sul turismo, quindi invitare le persone a visitare questa città qui in qualità di turisti, così attirati Salvini tranquillo. È tranquillo, sì. Anzi, attirati dal fatto che appunto ci sono delle persone qui che la conoscono e che invitano a visitare questa città qua perché lo merita. Adesso fino in fondo, a parte gli scherzi, stiamo diventando una città che compete fino in fondo con Roma, con Venezia, e quindi una città che è nata appunto dall'industria e dal commercio, adesso ha una nuova pelle turistica, quindi è giusto che qualcuno la proponga fondamentalmente. E quindi all'interno di questo progetto qui, di questo percorso, ci siamo inventati Raviolo Baobab. Raviolo Baobab, eccolo qua, anche la locandina abbiamo visto. Esatto. In cui di cosa si tratta? Cercheremo di creare appunto la base del raviolo cinese, quindi anche qui, quindi multicultura, intercultura,
quindi guidati da una persona che appunto fa educazione culinaria, quindi insegna come cucinare appunto i vari piatti italiani e stranieri, quindi la base cinese, e poi anche lì l'idea è ognuno dei partecipanti può portare uno o più ingredienti del suo paese d'origine, e poi i partecipanti si fanno giuria e decidono quale tra questi misteriosi ravioli sarà nominato raviolo baobab, perché avrà gli ingredienti segreti all'interno. Ma che saranno, in realtà mi viene da dire, anche loro i ravioli dell'integrazione, in un certo senso, perché mischiando tutte, insomma, tutte le cose. Prima quando fai l'integrazione dicevo appunto, non, le cose non si integrano in realtà, in natura la roba non si integra, si mischia, si mischia, diverso, no? Si mischia. Ma anche semplicemente mi viene in mente, cioè, il latte e il cioccolato non si integrano, si mischiano. Quando no, per fare una buona cioccolata devi mischiarle, devi integrarle. E qui, insomma, per fare una bella città non devi integrarle, ma devi mischiarle gli ingredienti. Mischieremo gli ingredienti, esatto. E quindi bene, allora, quando la raviolo, quando? Domenica prossima. Domenica prossima? 17 giugno, sono sì. Al Woodhouse, okay. Che si trova a Cinisello. E c'è appunto, non solo ospitato, ma in verità l'idea è stata coprogettata con il responsabile del posto. E quindi inventeremo questo raviolo miscellanea. Trovate le coordinate alle varie associazioni nei commenti a questa diretta. Comunque poi nei prossimi giorni, appunto, se avete bisogno scrivete alla redazione, noi vi daremo tutti i contatti per quello che c'è bisogno. Io sono stato davvero felicissimo di avervi qua ospite con noi oggi, non vedo l'ora di rivedervi con l'inserto in mano a questo punto. Vabbè, sì. Aspetto di vedere l'inserto, fremo insieme a voi. Grazie mille davvero Anna, buona giornata. Grazie per l'invito. Grazie mille, grazie anche a te Leonardo, grazie a voi, complimenti per il lavoro che fate giornalmente. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre è questa sera alle ore 18 con l'edizione della sera di Milano News, e poi invece Good Morning Milano torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.